Bella ragazzi, questo video lo facciamo per gli apicoltori, quelli magari che sono un po' più giovani, che conoscono le classiche cassette Dad and Blatt, praticamente quelle che si usano tutti quanti, con o senza portichetto, ma lo facciamo proprio per le casse Sartori. In particolare queste qui le aveva Caroli Pio, che dopo cedette l'attività ai fratelli Bartoletti, dal quale gentilmente me le hanno date, che le ho restaurate in tutte le sue parti, e ci sono ancora i telaini portacelle e alimentatrici degli anni 40. Adesso guardiamo come sono e poi spieghiamo un po' come Caroli Pio faceva le api regine. Adesso lo sapete che ci sono i nuovi sistemi, c'è il traslarvo viene fatto, le stack con le larve vengono messe negli starter, nei nuclei starter senza regina, che danno grande alimentazione alle larve per la mancanza della regina. Poi dopo vengono messe, quando sono state costruite in celle, nelle incubatrici. Fintanto della disoppecolazione della cella, che fa la regina quando nasce, che già il giorno prima viene messa dentro il nucleo di fecondazione. Comunque, guardiamo queste casse Sartori, queste arnie. Le prime Sartori erano quelle originali, col quale sopra erano chiuse col legno e l'apertura era sul retro per fare le ispezioni. Si toglieva, si apriva lo sportello di dietro e c'erano due file di telai, due guide nel quale c'erano attaccati i telai appoggiati, e per fare l'ispezione si sfilava un telaio alla volta, che erano tutti a favo caldo. Le prime casse che aveva Caroli erano proprio le Sartori originali, con l'apertura sul retro, il quale lui le chiuse con delle tavole di legno e gli fece l'apertura nel superiore. Queste invece erano già fatte con l'apertura nella parte superiore, vedete, col coprifavo. Qui la vediamo com'è fatta. Questi sono i telai Sartori, vedete, e sono tutti a favo caldo. Ci stanno 12 telai. Poi qui c'è un telaino col nutritore e sotto c'era il favo, e qui c'è il telaino porta stecche. Vedete, lì ci sono i supporti delle stecche, che è numerato, vedete, e qua c'è l'escludo di regina. Praticamente le api entravano ed uscivano lì. Poi qui nei primi tre telai ce n'erano due di scorte e covate che venivano a rotazione, e il porta stecche per fare l'allevamento. Dopo c'era l'escludo di regina, qua c'era il nido, praticamente la regina non poteva andare nel primo spazio. Perché è stato messo qui? Perché le api venivano dentro cariche di nettare, praticamente prima lavoravano su questi tre telai dove c'erano le stecche portacelle, e dopo andavano a rinforzare la parte di dietro dove c'era la famiglia con la regina. Naturalmente la regina non poteva andare nel primo spazio perché c'era l'escludo di regina e non poteva danneggiare le celle delle regine. Praticamente come si faceva? Lo sapete che si faceva il traslarvo con la larva di 2 giorni, cioè 5 giorni da quando è stato deposto l'uovo, perché
la regina nasce in 16 giorni e mezzo. I primi 3 giorni sono di uovo, è un uovo, poi dopo c'ha 5 giorni di larva, e dopo c'ha la pupa, e dopo nasce nei rimanenti giorni di pupa, e poi dopo nasce al 16 giorno e mezzo, in base alle temperature. Praticamente viene fatto il traslarvo con la larva di 2 giorni, la larva è grande circa così, circa come una C, vedete? Non troppo chiusa, non troppo aperta, una C. Le larvettine con una C circa così sono quelle di 2 giorni e vengono raccolte col picking, che è un ferrettino con una punta piccola ad uncino, col quale si prende su un po' di papereale e la larva e viene messa nei cupolini. Adesso qui i cupolini non li ho, li ho da un'altra parte. Poi dopo le larve vengono messe nelle portastecche con i cupolini e vengono appoggiate qui. Dopo vengono messe nella cassetta e le api, pensando di non avere la regina, perché, cioè pensando di voler alimentano le celle con le larve, perché vengono tenute nella cassa abbastanza fitte e dense, con l'istinto di farsi la regina e si amare. Allora le stecche, i cupolini vengono alimentati con la larvicina dentro. Naturalmente si dovevano fare i controlli nella cassa dietro, perché se è troppo sviluppata la famiglia, dopo farebbero qualche cella di regina anche qua. Vanno sempre fatti i controlli. Qui dopo c'è nel calendario, veniva segnato il giorno di quando vengono caricate le stecche con i cupolini e la larva dentro, e col telaio e i vari piani dopo sapeva per ogni stecca quando nascono le rispettive regine dentro le celle. Cosa si fa? Il giorno prima che nascono vengono prelevate queste stecche, i cupolini erano incerati su una puntina di ferro e la puntina di ferro veniva presa e messa dentro nel nucleo. Adesso qui dei nuclei non ne ho, comunque erano nuclei piccolini, mi sembra che fossero fatti con telarini da un sesto da nido, e difatti mi sembra che avessero 4 o 5 telai, e questi nuclei Pio li copriva con una tegola, delle case, perciò non erano tanto grandi. Questo è praticamente il ciclo, a differenza di come si fa adesso, che il risultato è sempre quello. Diciamo che con questo sistema qui non c'era bisogno di fare spostamenti, trasferimenti, metti nell'incubatrice, praticamente si allevava e si mandava avanti l'allevamento tutto nello stesso cassone, fin tanto che la cella con la regina dentro non veniva messa nel nucleo del compimento il giorno prima che sfarfallasse. Quando veniva messa nel nucleo del compimento, nasce la regina, dopo nei 12-15 giorni si feconda e comincia a fare le uova. Circa dopo 2 settimane che è stata messa dentro si controlla l'ovificazione della regina e dopo si prende su con le due dita, tac, dal telaino piccolino, poi sempre tenendola ferma con le due dita. Adesso qui purtroppo queste qui sono vuote, quando tempo le riempio ci metto le api, così facciamo qualche altro video, e dopo col pennellino di vernice ad acqua, non acetica perché dà fastidio alle regine e alle api, veniva colorata la testina, la coppa, col colore dell'anno, di quell'anno lì. E Pio metteva dentro queste regine in cassettini piccolissimi, scatoline di legno, perché dicevano che stavano meglio nel legno. Adesso tanti le mettono dentro nelle classiche scatole di plastica, quelle francesi, perché hanno, a parte che costano meno,
si spediscono e si trasportano anche meglio. E Pio aveva una formula segreta per fare il candito, che ancora oggi tanti e tantissimi provano a farlo uguale, ma nessuno è stato in grado di riuscirci. Gli unici che hanno questa formula sono in pochissimi, l'aveva lui e l'aveva data ai fratelli Bartoletti. Tanti gliela chiedono, ma loro fanno bene a tenersela stretta. Difatti mi ricordo Pio che disse: ho spedito delle api in America, purtroppo queste api regine erano arrivate con una temperatura, era cambiata la temperatura, era venuto troppo freddo tutto in una volta in America e l'apicoltore non le aveva accettate, perché venendo freddo non aveva più la possibilità di fare i nuclei. E allora cosa succese? Le regine le rifiutò e tornarono indietro. Da andare in America a ritornare indietro con posta aerea stettero via 16-17 giorni e le regine tornarono tutte indietro grazie a questo candito miracoloso di alimentazione che era messo dentro nella gabbiettina porta di regina. Non era morta nessuna. Questo me lo raccontò varie volte quando ero lì da lui e vedevo anche come faceva. E quando mi dava la cella, che io andavo lì, compravo le celle che costavano circa 2.500 lire, 3.000 lire, guardava prima nel calendario quelle che dovevano nascere nella giornata o nella giornata del giorno dopo, guardava nel calendario con la sua mano tremolante perché aveva già dai 91-92 anni, mi diceva questo qui, poi dopo pianin pianino un po' gobbo, andava nella cassetta giusta, tirava su il telaino con le stecche che era pieno d'api, toglieva la stecca, l'appoggiava sulla cassa, ci dava una spennellata con una penna che andassero via le api, col coltellino staccava la cella e dopo me la dava dentro uno straccio o un polistirolo che me la portava a casa. Poi mi fece anche vedere, perché io quasi tutte le regine, una grandissima parte, le spediva all'estero, perché ad allora era un'attività, diciamo, speciale, abbastanza speciale nell'apicoltura, e le regine le faceva fatte bene, spediva una gran parte di regine all'estero e aveva un quadro, secondo me, largo mezzo metro, alto 30-40 centimetri, pienissimo di francobolli. Di ogni parte del mondo, perché una volta praticamente la corrispondenza, le comunicazioni venivano fatte tramite posta e lui spediva le regine a tutti questi apicoltori e gli venivano pagate tutte quante, mi diceva, a fine anno, al fine anno della stagione apistica dell'anno. Bene, vi ho dato una bella spiegazione di come faceva le api regine. Io poi ve l'ho spiegata con poche parole, perché quando metteva l'ape regina dentro la scatolina di spedizione, veniva messa dentro la regina con 7-8 api. 7-8 api dovevano essere api nutrici, perciò api giovane, e aveva la cassetta apposta dove teneva le api nutrice, le scrollava, tac, e le api nutrici erano quelle giovani, le metteva dentro, così erano quelle più giovani e potevano tranquillamente portare bene la regina a destinazione nutrendola con questa pasta speciale. Poi aveva anche, da una parte, aveva anche qualche cassetta, qualche alveare dove c'era la destinazione, era destinata ad allevare i maschi, perché tante quante api regine uno fa, tantissimi maschi servono per la fecondazione. Poi i maschi che erano dentro in questa arnia Sartori, in quanto nascevano nel reparto al di là dall'entrata dell'escludi regina, non potevano scappare dal davanti perché c'era l'escludi regina, valeva anche per loro, perché i maschi sono più grossi addirittura della regina e nascono in 24 giorni.
mentre un'ape operaia normale nasce in 21 giorni, a differenza dell'ape regina che ne nasce in 16, 16 e mezzo ed è sempre alimentata con pappa reale. Allora, tornando al discorso, i maschi ogni tanto si veniva aperto il tappo di sotto dal quale potevano fuoriuscire, oppure anche questi tappi sopra, ma venivano aperti in certi momenti perché per la genetica e per mantenere la razza si doveva evitare di far fecondare regine con gli stessi maschi dello stesso alveare. Allora venivano aperti in certi momenti. Bene, di nuovo qui con queste Arni Sartori, adesso quando avrò tempo ci mettiamo dentro qualche telaino d'api. Se volete chiedere qualcosa, chiedetelo nei commenti. Ciao a tutti!